Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Preghiamo meditando i misteri della gioia. I misteri della gioia hanno per protagonista la Madonna. E la Madonna trasmette sempre gioia, perché la mamma ha proprio questa missione, dare serenità ai figli. Lo capì anche una malata, che io incontrai nell'estate dell'anno 2000 a Loreto. Allora era arcivescovo di Loreto. Ogni sera a Loreto si fa una processione con le immagini della Madonna, allora guidati dalla voce possente di un cappuccino di nome Padre Corrado, oggi ancora vivente a Rovereto. Ebbene, una sera io ricordo che quando scendemmo ai piedi della gradinata del santuario, io mi fermai a salutare tutti gli ammalati e vidi che c'era una malata che la teneva in una piccola culla, una cesta praticamente. Meravigliato mi avvicinai e tesi la mano per salutarla. Era una ragazza con bel volto, ma deforme. Io rimasi un po' imbarazzato e lei mi disse: guardi, non posso darle la mano, perché io soffro di osteogenesi imperfetta. Se lei mi stringe la mano mi rompe tutte le ossa. Sono nata così. E mi disse: vede, sono alta, per modo di dire, disse lei, 58 centimetri, ho 38 anni, anzi, già vivo tanto, quelli come me in genere muoiono molto prima. Quando sono nata in queste condizioni, mio padre mi ha visto e voleva che la mamma mi uccidesse. La mamma non ha voluto. Allora lui è scappato, non l'ho più visto. La mamma dopo poco è morta. Io sono vissuta accolta in una bella famiglia, una famiglia credente, che mi hanno tenuto come figlia. Vede, ho pensato di portarle un regalo. Io la guardai meravigliato, mi disse: metta la mano sotto il mio cuscino e vede, c'è un pacco di fogli. Io misi la mano, tirai fuori i fogli che avevano questo titolo: Felice di vivere. Io meravigliato dissi: Maria, te la senti di dirmi perché sei felice di vivere? Sentite la risposta, che è impressionante. Mi disse: io sono felice di vivere da quando ho capito che anch'io ho una missione. E quale? Io esisto per gridare a quelli che hanno la salute che non possono tenerla tutta per sé, la devono spendere per chi non ce l'ha, per chi non ce l'ha, altrimenti la salute marcirà e non li renderà felici. Io esisto per gridare a quelli che vivono di notte e dormono di giorno. Quelle notti mancano a qualcuno, e se non le daranno a qualcuno che ne ha bisogno, quelle notti non renderanno felici. Io esisto per gridare a quelli che si annoiano, e mi dicono che oggi tanta gente si annoia. Ebbene, si annoia perché quel tempo dovrebbero impiegarlo per fare del bene, allora non si annoierebbero mai. Ricordo che poi mi disse: padre, non è bella la mia vocazione, non è bella la mia missione. Io risposi: Maria, è meravigliosa. Lo capissero tutti. Ecco il titolo. Maria Respighi, felice di vivere in queste condizioni. E mi disse: vengo a Loreto per chiedere alla Madonna che riempia il mio cuore sempre della contentezza del suo cuore, perché io voglio cantare le meraviglie di Dio, anche in questa situazione. Questi sono miracoli. Entriamo nel primo mistero della gioia e andiamo nella piccola casa di Nazareth. Una casa piena di felicità, piena di gioia. La casa di Maria era una casa piena di allegria, piena del Magnificat. E Maria improvvisamente vede un angelo che le porta un annuncio strabiliante. Sicuramente Maria più volte nella preghiera del sabato aveva sentito le parole della Genesi. Io metterò in inimicizia, disse Dio al demonio tentatore, in inimicizia tra te e la donna. La discendenza della donna ti schiaccerà il capo. Sicuramente la Madonna gli sarà chiesta: e chi sarà questa donna? Quel giorno capì, era lei. E rispose all'angelo: se questa è la volontà del Signore, io sono pronta. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga, accada così. Quanto dobbiamo essere grati per questo sì di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia seguiamo Maria che fa un lungo viaggio per questo scopo, per servire, per aiutare, per soccorrere l'anziana Elisabetta. Pensate se tutti avessimo la generosità di Maria, quanto cambierebbe il mondo. A volte basterebbe un passo, due passi per avvicinare una persona, per consolarla, per dare conforto, come ha fatto Maria. Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme, ci mette davanti la scena del Natale. Quanto andrebbe meritata la scena di Betlemme? Maria dà la luce a Gesù in una grotta, in una stalla, e lo depone in una mangiatoia, che in latino si chiama presepium, presepio, da cui la parola presepio. Pensate, un poeta recente, Carlo Alberto Salustri, nella sua poesia sul Natale scrive così, come se Gesù parlasse a noi e dicesse: «Ve ringrazio dei cori, brava gente, per sti presepi che mi preparate, ma che li fate a fa se poi vi odiate e del mio amore non capite niente?» Quante volte bisognerebbe ripetere queste parole? Oggi si parla di pace, incontri di pace, manifestazioni di pace, e intanto armi, 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 guerra.
addirittura anche dopo le partite, finiscono a botte, a scontri. Allora perché parlate di pace? Ma che li fate a fa? Se del mio amore non capite niente, quante volte dovremmo dirlo? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo ancora Maria e Giuseppe che vanno a Gerusalemme con il bambino Gesù. Entrano nel Tempio, c'è tantissima gente, ma nessuno li nota. Nessuno li conosce, perché Dio cammina in mezzo alla storia con un passo silenzioso, un passo rispettoso. Soltanto un uomo di fede,
un uomo che aspettava il compimento della promessa di Dio, di nome Simeone. Quando vede Gesù tra le braccia di Maria, vede un bambino, del resto, un bambino disarmato, esclama: ora posso chiudere gli occhi. Ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli. Quanto è importante avere lo sguardo limpido come quello di Simeone. Quante volte il Signore ci passa accanto e non ce ne accorgiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che cercano Gesù
per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme. Certamente in questo gesto di Gesù c'è un messaggio per noi, più che per Maria e per Giuseppe, per noi. Il messaggio è questo: la fede bisogna continuamente alimentarla, cioè Dio va continuamente cercato, bisogna ridiventare ogni giorno credenti, ogni giorno bisogna ridire il nostro sì, ogni giorno dobbiamo fare un passo verso il Signore, perché nella fede non si vive di rendita, bisogna ogni giorno ricominciare il cammino. Maria e Giuseppe hanno cercato e hanno trovato Gesù e hanno trovato lo scopo della loro vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi,
ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito santo amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Misericordia. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Fiducia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna di Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per Madre noi. Del Salvatore, Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Rosa mistica, Arca dell'Alleanza, prega porta del cielo, prega stella del mattino, prega salute degli infermi, prega rifugio dei peccatori, prega conforto dei migranti, prega consolatrice degli afflitti, prega aiuto dei cristiani, prega regina degli angeli, prega regina dei patriarchi, prega regina dei profeti, Regina degli Apostoli, prega per Regina dei Martiri, prega per Regina dei Confessori della Fede, prega per Regina delle Vergini, prega per Regina di tutti i Santi, prega per Regina concepita senza peccato originale, prega per Regina assunta in cielo, prega per Regina della Famiglia, prega per Regina del Santo Rosario, prega per Regina della Pace, prega per Vergine Lauretana. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio, amico di Dio e amico dei poveri. Voce di Dio e voce degli uomini, giovane capace di parlare ai giovani, uomo forte e capace di resistere ai forti, con la potenza disarmante del Vangelo. Oggi il mondo ha bisogno urgente di Vangelo. Aiutaci ad essere infaticabili annunciatori di Gesù nelle strade spente della società del benessere. Aiutaci a gridare il Vangelo con la vita, facendoci veramente poveri per testimoniare che la ricchezza è soltanto Dio. Sant'Antonio, giovane innamorato di Dio, oggi i giovani sono defraudati nella speranza, sono ingannati con seducenti e ingannevoli proposte. Sant'Antonio, aiutali. Sant'Antonio, strappaci dalla vita mediocre per camminare nella via bella della santità, con umiltà,
con purezza, con letizia evangelica e francescana, come hai fatto tu. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Oggi c'è tanta preoccupazione per i giovani. Molto spesso si vedono scene violente in cui sono protagonisti i giovani. Sembra che sia diffusa una grande voglia di colpire, una grande voglia di uccidere. Questo deve impegnarci tutti. Dobbiamo veramente dire ai giovani qual è la strada che rende felici. Dobbiamo essere noi una segnaletica che li guida, con il nostro esempio. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia